questo numero del Salus TG. Sileri, nuovo viceministro della salute, Zampa sottosegretaria. Creata pelle artificiale che cambia colore al sole. Il report, 34 dei parti con cesareo. Troppi. Pierpaolo Sileri, del Movimento 5 Stelle, attuale presidente della Commissione Sanità del Senato, è stato nominato viceministro alla salute. Sandra Zampa, del PD, è invece stata scelta per ricoprire il ruolo di sottosegretario al Dicastero guidato da Roberto Speranza. Informato della nomina durante un convegno al Ministero della Salute, Sileri si è detto onorato di fare il viceministro e che quello che conta non è il singolo ma il gioco di squadra. Inizia una nuova avventura, ha affermato il neo viceministro. La salute è davvero tutto e se la popolazione sta bene, produce, ma occorre investire nella prevenzione, in particolare della terza età. Fra le priorità di Sileri, interventi per ottimizzare le risorse basati sulla digitalizzazione dell'SSN, di cui si parla da tantissimi anni, e la riorganizzazione di molti ospedali, i cui costi di manutenzione superano quelli per una nuova struttura. Si ispira al camaleonte, la nuova pelle artificiale creata da ricercatori statunitensi, che cambia colore in risposta al calore e alla luce solare. Lo studio ha permesso infatti di ottenere una pelle artificiale flessibile e intelligente, che cambia colore al sole. In futuro il nuovo materiale potrebbe trovare applicazioni in vari settori, dal camouflage all'anticontraffazione, affermano i ricercatori. Ancora troppi parti cesaree in Italia. Il monito arriva dal rapporto annuale sull'evento nascita in Italia, CEDAP, secondo il quale in media nel 2016, ultimo anno di rilevazione, il 33,7% dei parti è avvenuto in sala operatoria, con notevoli differenze regionali. In circa il 51% dei casi vengono praticate in strutture private accreditate, contro il 31,7% negli ospedali pubblici e più frequentemente su donne con cittadinanza italiana, 35,4%, rispetto alle straniere 27,8%.